Oggi spendiamo qualche parolina sul trombone contralto. Ovviamente dico qualche parolina, non so questo video quanto durerà, perché a volte mi propongo di essere breve e poi parto con pipponi filosofici che non finiscono più. Avete visto il video sul staccato legato? Sai a cosa mi riferisco? Comunque, mi chiamo Luca Esposito, sono laureato in trombone, mi occupo, oltre di fare musicista, anche di aiutare altri musicisti a migliorare le prestazioni musicali, che è un mondo molto affascinante, quello delle prestazioni, è un concetto che aiuta a vedere la nostra professione in modo completamente diverso. Tra l'altro sto preparando una bella lezione di presentazione perché lo voglio spiegare proprio bene, quindi sto prendendo gli appunti, sto preparando proprio tutto un documento e che attualmente se uno non lo spiega, dice, ma che significa music performance coach? Comunque, veniamo al contratto. Allora, questo video non era previsto, nel senso che qualche settimana fa c'è stato un ragazzo che ha commentato un video dove parlavo di tromboni, cioè vuoi fare un video sul trombone contratto? Ho risposto a questo commento, dicevo sì, ok, parliamo del trombone contratto, però vediamo qualcosa di specifico. Ho chiesto quindi qualche informazione, purtroppo non ho avuto risposta, quindi adesso diciamo qualcosa a livello generale su questo coso, su questo casarello, e racconto un po' comunque della mia esperienza, quello che faccio, quello che ho fatto e via dicendo. Allora, quando riguarda, tra l'altro, questo strumento non è mio perché non ho un trombone contralto di proprietà, cioè questo è uno strumento che mi ha prestato un mio amico che è passato a trombone basso, ce l'aveva, un Roy Benson che si porta a casa dignitosamente la pagnotta. E quindi, tra l'altro, questo strumento, la cosa bella è che non avevo mai visto una cosa del genere, che praticamente non so, probabilmente non si vede qui. Praticamente, quando ho ricevuto questo strumento in prestito, avevo un suono di bruttissimo, parolacce, vediamo. E dicevo, è vero che non studi il trombone contratto da un po', però questo suono è veramente pessimo, cioè veramente inascoltabile. Nemmeno quando l'ho studiato la prima volta, all'epoca era così pessimo. Evidentemente sono fuori fase. Ho studiato per 10 giorni, ho detto, ma non è possibile che non migliori, cioè non può essere che fa veramente schifo al. Ci siamo capiti. Poi alla fine, un giorno per caso, mentre lo stavo smontando, vedo che aveva proprio una spaccatura, cioè di una più o meno così, cioè qua non so se si vede, c'è cioè una spaccatura di diversi centimetri, saranno 5-6 centimetri, qua, assurdo. Potete riparare. Fortuna non mi è costato tantissimo, cioè ha riempito, cioè probabilmente sarà successo perché è stato fermo a lungo. Quindi ok, sono andato infatti a fare qualche nota e ho scoperto che per fortuna sapevo ancora suonare questo cosarello. Ovviamente non sono un esperto perché allora praticamente finché non mi sono trasferito a Bolzano, quindi avevo 26-27 anni, il trombone contratto mai toccato, mai studiato. Ovviamente stavo lì studiando 8, 9, 10 ore al giorno, disse ok, adesso è il momento. Quindi andai in segreteria, feci la pratica e mi presi un fantastico trombone contratto della Yamaha che veramente suonava da solo. Solo che all'epoca feci un errore, perché non so perché, io avevo un'imboccatura della Yamaha, un 52L, credo. Vediamo un po', ce l'ho qua. Quindi un Yamaha Japa 51 e studiavo con quella, ovviamente con tutte le difficoltà, se avessi visto i video sugli acuti sai a cosa mi riferisco. Mentre poi mi ero completamente dimenticato che ho questa imboccatura che sicuramente nemmeno è adatta, però nel mio caso funziona un pochettino meglio che un classico Bach 5G, che ovviamente penso che sia un po' spropositato per uno strumento del genere. Tra l'altro io mi ero dimenticato di essere in possesso di questa imboccatura, nel senso che nei mesi scorsi ho preparato qualche audizione anche con il contratto, studiando gli Yamaha, poi un giorno sono andato nelle armadio, ho visto che ci sta qua, ho visto sto scatola, c'è cioè 5G dentro, ma no, porca miseria. E infatti lo sto utilizzando anche sul eufonio, che è appena stretto del pistone BNDS, così in banda bello senza pretese. E adesso ho detto, ci faccio il video, visto che comunque non lo studio già da qualche mese, contratto, e vabbè, per il video utilizziamo queste, se no sto abbastanza comodo. Quindi dicevo, stavo a Bolzano e quindi ho approfittato delle mie 10 ore di studio giornaliere per fare qualche oretta anche con il contratto. Tra l'altro, dopo un paio di mesi che lo studiavo, perché andai sì all'ottobre 2018,
mi sembra, e a gennaio 2019, fine gennaio 2019, feci un'audizione interna al Conservatorio di Bolzano, che là esiste per fortuna la democrazia, per suonare da solisti con l'orchestra, cioè rispetto ad altri conservatori dove le persone vengono scelte non si sa con quali criteri, là invece si fa una bella audizione rivolta a tutti gli allievi del conservatorio, quindi da preaccademico a secondo livello, e i tre che suonano meglio suonano con l'orchestra. Ovviamente non mi presero, ma ci sarebbe pure mancato, perché vabbè, pure questa sarebbe una storia molto interessante, raccontare questa audizione come è andata, dannato venisse accompagnato che invece di... vabbè, ne parliamo. E quindi non so perché, invece di prepararmi un normalissimo David, decisi di preparare il buon Wagen, forse dovrei anche ricordarlo a memoria, almeno le prime battute. Ok, col trillo o senza, in questo caso il trillo non mi è venuto. Eccetera, eccetera, già sono 2-3 mesi che non lo studio, le posizioni già vanno per conto loro, però... comunque l'istanza è quella, e preparai Wagenseil, che si può fare, cioè in 2 mesi, pure senza avere mai studiato il contralto. Pensavo peggio, cioè se in realtà se Penis avesse studiato le parti, mi avesse dato un po' di sicurezza, perché facevamo una prova dove fece la prima vista, e poi facevamo l'audizione dove fece la seconda vista, che in realtà era una prima vista. Quindi con i tempi che diceva lui, e vabbè, comunque. Ma vabbè, non è stato quello che non mi ha fatto in giro l'audizione. All'epoca soffrivo ancora troppo pesantemente la prestazione, cioè quindi mi agitavo, non è poco uno studente che conosceva poco, dico io a me, no? Tempo del genere, potevo portare un dignitosissimo Quinman o David e me ne uscivo meglio, invece no, contratto che studiavo da 3 mesi, un concerto imparato in pochi mesi con uno strumento che non... vabbè, comunque, vabbè, sono scelto, sono errori, per questo dico che ho fatto tutti i peggio errori e le peggio idiozie. E mi aiuta con gli studenti, perché se qualcuno già mi sta a sentire, non fa le scemità che ho fatto in passato, ovviamente già le trae vantaggio. E quindi niente, come dicevo all'inizio del video, magari per fare dei video più specifici sarebbe interessante avere degli input, perché anche non essendo un esperto, tra l'altro delle produzioni le ho fatte, che per esempio sempre con il conservatorio di Bolzano, qualche mese dopo facevamo Flauto Magico, e ovviamente la si suona col contratto, e quindi sì, ho suonato anche la quinta di Beethoven, cioè non è che sono proprio a digiuno, però ovviamente ho deciso di fare a volo questo video perché adesso ce l'avevo in mente, poi prima di dimenticarmi, e niente, chissà, devo vedere un po' dove studiarlo, pure per capire pure se può essere bilanciato, no? Ovviamente questo Roy Benson non è qualitativamente come il Yamaha, però il suo devo dire che lo fa, ma non so pure se andando sopra. Così, senza nessuna pretesa, pare che bene o male le cose... Non credo che un 5G possa essere adatto, però finché, diciamo, suonicchia, dove mettermi a studiare qualcosina, tipo qualche passo, in futuro lo farò anche perché intendo registrare, fare l'analisi del Kyrie, quindi del Requiem, poi che ci sta più, di solito che si chiede. Sì, ci sono dei passi pure da Flauto Magico, roba di Mozart, insomma... c'è materiale, quindi in futuro se voglio fare dei video da mettere sull'altro canale YouTube, quello personale, sicuramente devo mettermi un pochettino su. Ovviamente il contratto, il problema principale qual è? Che essendo comunque più piccolino, l'intonazione è un problema, cioè già per esempio io purtroppo sull'intonazione non sono ferratissimo, soprattutto quando si tratta questi strumenti, mi trovo molto meglio in orchestra che non a casa, perché negli anni mi sono abituato, poi ne parliamo meglio magari in un altro video, però per esempio sull'intonazione quando... suono in orchestra, trovo un punto di riferimento affidabile, cioè quindi cerco un po' di capire la situazione, chi è che è molto bravo, può essere l'oboe, può essere magari la prima tromba o il primo trombone se non sono io, e cerco di trovare e sono molto bravo ad aggiustare, cioè perché ho detto qualcosa di buono lo devo pur fare, però mi trovo molto bene a prendere l'intonazione da altre persone, metterla nella testa e poi trasmetterla qui. Cioè io per esempio non dipendo dall'aggeggino, perché l'aggeggino crea sempre, cioè l'aggeggino può essere il telefono con l'accordatore, se uno la suona costantemente va a vedere il Vedderus,
sì, secondo me non è funzionale, mentre imparare a sviluppare bene l'orecchio, anche perché quando sei in concentrazione insieme agli altri, non è che non puoi guardare il direttore, ascoltare quello che succede intorno, stare sulla parte e guardare anche il telefono per vedere se sei intonato o no, a parte che mentre sei insieme agli altri non riesci magari a prendere esattamente il tuo suono, magari prende quello degli altri. Mentre sviluppare l'orecchio è sicuramente più funzionale. Quindi in orchestra così faccio. Tra l'altro ho visto che questo qui per essere intonato sta completamente chiuso, forse col caldo. Visto che rispetto a quando studiamo in inverno fa un po' pochettino, ma nemmeno perché per essere primi giugno da me fa ancora piuttosto freschetto, però può darsi che vada messo fuori, non si muove. Okay. Comunque il riferimento cerco di prenderlo sempre un po' dall'esterno. Ovviamente poi quando studi da solo, sì, un pochettino di lavoro devi fare, uno può lavorare con una base, non lo so, con la base, con l'intonatore, cioè magari sì, di dare una controllatina, ma no, non di prendere la dipendenza. E per esempio una delle note sicuramente più sensibili è il sol, che si fa in prima. Sicuramente quello va fatto quasi sempre in quarta, perché in prima è sempre calantissimo, quindi non è siccome sta in prima e non è che poi non è che si può tirare più su, altrimenti ci si tira il trombone nei denti. Però, giusto per curiosità, magari ecco, visto che c'è il telefono qui, lo mettiamo l'accordatore. È intonato, mi va bene, cioè a 4,42 è intonato. E infatti il sol è calante. Uguale, quindi crescente. Adesso lo spaccava a metà, quindi questa è la difficoltà principale. Sul, vabbè, sul suono lungo si sente, poi magari in un passaggio per comodità alle volte può essere più comodo, no? Andare in prima, però per esempio già provo a farlo a memoria perché non me lo sono preparato. Ok, per fortuna l'ho fatto veramente sotto tempo, perché se dovessi fare alla velocità sua non mi usciva niente. Però è normale che nel passaggio veloce magari prima riusciamo a suonarlo subito, no? Però vabbè, andrebbe studiato bene. Io per esempio l'ho imparato andando in prima, perché con poca esperienza lo trovo un pochettino più comodo. Poi è chiaro, se trovi proprio la commissione, trovi il lume, quello là che c'ha proprio un mega accordatore nella testa che devi vedere i sol calanti anche in prima, vabbè, può capitare, cioè, però chi è che ha questo orecchio? Però se faccio, che ne so, un passaggio dove mi fermo, cioè oppure un passaggio più lento, viene in mente questa frase del Frodo Magico. Là sì, cioè io non me ne accorgerei comunque, perché purtroppo quando ascolto altre persone il mio orecchio è pessimo, cioè non sono bravo a riconoscere l'altezza, cioè ho l'orecchio assoluto, nel senso che se mi dici, che ne so, mi fai una nota, mi dici che nota è, te la riesco a dire. Però se ti devo dire se quella nota è intonata, non riesco, cioè se qualcuno mi fa questa frase qua come te l'ho suonata io. Però fa con questo sol calante, non riesco a dirti che è calante. Cioè, se fossi in una commissione e me lo suoni così, se in interazione non ti dico niente. Magari il ritmo è più oggettivo, ovviamente. In realtà l'intonazione è oggettiva, ma devi avere l'orecchio, però. Cioè, è oggettivo se l'orecchio. Infatti, molto spesso, e tu, per esempio, vai a... Vabbè, non posso fare nomi, però andai a stare in un conservatorio, e stava sto tizio, sto tale, cioè, se sei dalle mie parti, hai capito già chi è. Comunque, che fa mezz'ora solo di intonazione, e lui lo fa orecchio, e siamo tutti quanti lì con l'accordatore che è tutto sballato, che lui dice no, sei crescente, sei calante, magari è giusto e dice che è calante quando è fatto è crescente, dice che è crescente quando è fatto è calante, dice che è stonato quando è tendonato, eccetera, cioè se hai capito, cioè, io sono della Campania, però se bazzi nei conservatori d'esterno hai capito di chi sto parlando, non facciamo nomi. E quindi questo è, cioè l'interazione sicuramente è l'ostacolo principale. Poi per il resto, che dire, io per quelle poche volte che sono in orchestra, in realtà lo preferisco pure,
sicuramente lo preferirò meglio adesso che mi sono ricordato che ho questa imboccatura rispetto agli Yamaha, che per me li devono squagliare tutti e costruirci magari altri. Però in futuro magari proverò a mettere un'imboccatura specifica per contatto del Greg Black, perché visto che col trombone tenore mi trovo una meraviglia, ragionevolmente posso dedurre che se metto un'imboccatura simile sul contralto con una misura bilanciata, anche se questo sembra Benson, tra l'altro sto valutando pure di acquistare, cioè se chi me l'ha dato me lo vende, poi magari un giorno ne prendo uno, lo uso mezza volta l'anno per suonare in orchestra, e quindi magari valutiamo di passare ad un'imboccatura più specifica. Però per fare questo video, visto che non lo prendevo da gennaio, ma siamo a giugno, cioè 5 mesi comunque, meno male, visto che quello che devo fare lo faccio. E niente, direi che lo possiamo pure chiudere qui, perché con questo video penso che ho già delirato abbastanza. Ovviamente per qualcosa di più specifico lo possiamo naturalmente fare, ovviamente non è che sono un esperto o un virtuoso del contatto, cioè in realtà non sono un virtuoso manco del tenore, però vabbè, lì ci sono tutti i giorni, quindi è normale che c'è un livello di padronanza in più. Quindi come sempre siamo in chiusura, quindi nel gruppo Facebook che trovi in descrizione questo video pubblico contenuti specifici e riservati che non pubblico altrove, ricevi un bel regalo di benvenuto. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo.